Arriviamo a 3:50, bello, tanto se diventano tutte più veloci, ormai t'ho detto, abbiamo viste quasi tutte. Manca, ecco, Square Up, Target Creator, Base Power and Toughness for 4, Continent of Tarn. Questa è buona, per Dio. Che è instant, cazzo. Ho perso lo streaming. Come hai fatto a perdere lo streaming? Aspetta. Eccolo. Ce l'hai? Adesso sì. Perfetto. Dicevo, Square Up è molto buona. Questa già esisteva. Sì, sì. Però, ma c'aveva ciclo però. Esatto, ed era solo blu. Sì. Ok, questa can be countered. This can grab by the world ability. Azzo. It is the bite of 4 damage to target creature or planeswalker. 4 danni a costo 3 che non possono essere counterati. Bah. Oh. Fork! Eccolo! Ecco il duplicatore. Eh no, aspetta, che è comune. A quanto pare! Madonna, sì! Cioè... è anche meglio di Fork! Ma dai! Ma com'è possibile? Non stanno bene questi, non stanno bene. Non è invecchiato bene. Non è invecchiato bene, Fork. Questo è il superiore ed è comune. Vabbè. Volare, rapidità, costo 4. 2-2. Quando entro in gioco, learn. Quando è nel mazzo, in cimitero, se vuoi fare learn, you puoi... You may instead return 3... Ah, invece di fare learn, ritorna direttamente in gioco. E poi fa learn, comunque, perché entra. Quindi praticamente questa è una Phoenix of Ash senza escape, cazzo. E senza segnalino. Le fenici, vabbè, sempre tornano. Sì, sì. Facevo riferimento a Phoenix of Ash. Vabbè. Abundant Harvest. Vabbè, a noi non ce ne frega un cazzo. La conoscevamo già. 1-2, doppio attacco al costo 3. Beh, non male. Adepto pesca scarta a costo 2, può essere carino. Pest summoning fa 2, ok. Se che trend pool l'abbiamo già vista. Ah, già visto. Claim the firstborn, vedi? Com'è in italiano? Richiamare primogeniti? Com'è? Reclamo dei primogeniti, non mi ricordo. Reclamare i primogeniti, una cosa del genere. Rara. No, aspetta. C'è qualcosa che non va. C'è. Allora, capiamola. Se vuoi raddoppiare la forza... Non devi pagare nulla. No, la devi pagare 4. No. Paghi 2. No, perché... È vero, perché 2 per 0 è 0, giusto? Esatto. 2 per 0 è 0, quindi almeno devi pagare almeno 3. 4... No, 4, no, giusto. 2 verdi. 4, 4, giusto. Per raddoppiare la forza. 4 che è troppo. Però quando sei la triplichi. Non dovrebbe triplicare. No, per 4. Cioè, è esponenziale sta cosa, è strana. Ma infatti anche qua nell'illustrazione si vede lui che cresce esponenzialmente. È molto strano, molto strano. Questa espansione è molto molto strana. Vai Ugrof. Diciamo un verde che fa molto mana, ha tanti modi per fartelo pesare. Sì. As an additional cost tax dispel, sacrifice a creature or pay 3. Perché è un 5-4 a costo 2. A costo 2, non è male. Sacrifichi una creatura. Dovresti una pest, teoricamente. Vabbè, già che tu hai fatto Terra Art Desire, ecco che già c'hai l'1-1 da sacrificare. Ci attacchi, poi cercali questo, lo sacrifichi e metti in gioco 5-4. Non è male. Comunque, la rara blu rossa. La rara, questa è la blu rossa. La terra blu rossa. E quindi qua abbiamo Mana Teeth. Il counter bianco.
passiamo avanti, per favore. Dopo questo io voglio passare avanti. Il tuo cielo è diventato un gatto. Sì, miagola spesso. Ma perché tu non l'hai mai visto quando cadeva? Quando era a casa di mia madre, c'erano 9 gatti in giro. Una volta si è lanciato dalla gabbia, si è guardato intorno, c'erano 9 gatti che lo guardavano, e guardati ha fatto "Oh cazzo!" e ha cominciato a scappare. Quindi, ok, Wormhole Serpent, targetito can be blocked this turn. Vabbè. A costo 4, un 3-5, a costo 5, è orribile sta carta, secondo me. Reach, 4-4 a costo 4, già ce ne siamo. Whenever a credo you control with power equal to its own attack, it gains trample until end of turn. Questa è buona, secondo me almeno. E poi qua ci abbiamo Adwoman mano Penicolor, 1-1 counter on target creature, activate only as a sorcery and only if you cast an instant or sorcery spell this turn. Non lo so, non mi convince questa. Io non la vedo. Come non la vedi? Difficoltà con lo stream. Mo? Vabbè, vai avanti. Riprenderà da solo. Ma mo lo vedi? Sempre sì. La rara. Sarebbe la rara. Questa. Mo la vedi? Che l'hai girata? No, non la vedo. Com'è possibile? Problemi tecnici. Abbiamo problemi tecnici. Pollo fora, Golz. Sì, dai. Sì, nel senso sparisce lo stream. Sparisce, riappare. Adesso lo vedo. Ok. Ah, perché sei uscito e rientrato dal canale. Ecco perché. Ok. Comunque, dicevo, questa carta a me non convince, e anzi, devo essere sincero, manco mi piace. Beh, interessante. Dici che è interessante? Dove potrebbe essere giocata? Non lo so. Però l'effetto è particolare, cioè comunque... Sì, sì, sì. È una terra che dà segnalini più uno più uno. Allora, poeta arrogante... You may pay to life if you do against flying. Inutile. Vabbè, questo l'abbiamo già visto. Questo l'abbiamo già visto. Ah, Silver Pill Apprentice. Whenever you cast a copy in instant, più uno più zero. Ok. Flank. Questo non abbiamo visto. Target creature get un diraptor when X is 7 minus the number of cards in that creature controller hand. Ah. Quindi se sta 7 carte. Non fa nulla. Non fa nulla. Ah, eccoli! Questi erano i Planeswalker che dicevo. Questi erano i Planeswalker che cercavo, soprattutto. Rowan e Will. Perché secondo me sono broken. Costo 3 e 5. Sì. Tutti e due ti riducono il costo dei Instant Sorcery. Rowan... A più 1 fa un danno a ogni opponent. E se hai pescato 3 o più carte in questo turno, ne fa 3 invece che 1. E l'emblema: ogni volta tu giochi in istante una sorcery. Se paghi 2, copi la spell e scegli nuovi bersagli. Quindi praticamente sono i due maghi. Cioè, lui è il mago per il Magecraft proprio. Magecraft lo fai proprio così. Con l'emblema, poi che te lo dico a fa. L'altro fa meno 2, fa diventare creatura 0-2, a meno 3 pesca 2 carte, e a meno 7 esilia 5 permanenti, e per ogni permanente esiliato metti un 4-4 blu token, che è il token che abbiamo visto fino adesso. Poi qui abbiamo una bella Doomblade. Non lo so, vuoi dire qualcosa su questi Planeswalker? Vai, andiamo avanti. Andiamo avanti, sei rotto il cazzo, lo sento. No, perché? No, perché? Più che altro il computer inizia a dare segni di cedimento. È la connessione a dare segni di cedimento, no? Il computer. Eh sì, Lincoln. Di mamme. Allora, Spring Main Serving. Do Life, inutile.
Prisma Ricampus, abbiamo detto, Mentor Guidance, Dina Soul Stepper, ecco, questo non l'abbiamo incontrato. Ogni qualvolta io guadagni punti vita, l'opponente perde un punto vita. Sacrifica un'altra creatura, prende più X più 0, dove X è la potenza della creatura eliminata. Qui abbiamo Eliminate, madonna che bella questa illustrazione. Stupendo sta Diciamo Eliminate. che l'effetto a costo 2 è molto buono. Poi la stessa cosa, ci cioè dovresti avere Vito che è nero e costa 1 E e costa 3. sì, costa un incolore e due neri, quindi boom. Quindi a costo 2 c'è un buon effetto. Tempted by the Oryx. For each opponent, gain control of up to one target creature or planeswalker that player control with mana value 3 or less. A costo 4. Che gli elevi? Che cazzo gli elevi? Che pa? Paghi 4 per levargli una cosa a costo 3. 1. Uno solo gliene togli, però questo quando giochi in tanti, cioè non su Magic Arena, Sì. rubi una cosa a ciascuno. Già è un Two-Headed Giant, ti diverti. Ok, Mage Duel. Dispel costa essere più che target chiude control più 1 più 2 un tiro end of turn. E poi Faita. Interessante. Rescuta l'abbiamo. Oh, eccolo! Village Rights. Village Rights. Non male. Accomplished Alchemist. Elfo druido, tappi la mano in qualsiasi colore, tappo, add X mana of any color, per is the amount of life you gain this Attenzione. turn. Non male questo. Il verde ha molte meccaniche in life in questa espansione. Sì, che vedi, con sempre con quelle due o tre carte, questo già ti dava tre mana di qualsiasi colore, quindi è probabile che il verde vi ha splashato. Bella, Vortex, Thrilling Discovery, Dusk Mage, bla bla bla, Access Tunnel, ok, Necro Blossom Snarl, questa è la terra doppia Volgari. Growth Ok. Spiral. Ok. Ok, vedi come questa è andata veloce perché già le avevamo viste tutte. Bio Mathematician, Start from the Scratch, un damage to any target, destroy target artifact, a costo 3, secondo me fa cagare. Beh, destroy target artifact comunque come lezione non è male. Ma ci sta quella a costo 2. Ah, se c'è quella a costo 2. E c'è quella a costo 2 che dice spacca una. Che era? Spacca tipo un artefatto. Ah, ma era Una terra. bianco rossa però. Mi pare. Vabbè, c'è Bianco Flank. rossa, mi sa. Approach of the Second Sun. Questa non la conosco. If the spell was cast from your hand and you cast another spell named Approach of the Second Sun this game, you win the game. Otherwise, put Approach Ah, of the Second. ok. Il punto però è che c'è il duplicatore che è comune. Cioè, tu a costo 8. No, 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 cast from your hand and you've cast another spell No! named. E. Ah, ok, quindi se lo può immediatamente. Se tu. Ok, sì. Fai prima quella a costo 2 comune e poi fai questa e hai vinto la partita. Cioè. Vabbè. Sì, forse sì, perché risolve prima la copia. Risolve prima la copia. E poi risolve quella. E quella Beh, comunque devi avere 9 mana è. per Sì. farlo e due carte specifiche. In historic non è Ma così neanche in pesante. standard è così difficile. Peccato che in standard non lo puoi fare. No, dico, non è così Comunque, pesante, cioè è difficile. destroy target artifact, enchantment or planeswalker a costo 2. Cioè, Che nuovo aspetta. Artifact. Ah sì, enchantment. ok, perché certo, perché manca la creatura. Sì, sti cazzi però, È una rimozione malvagissima questa. Questa è nuova. Tenured Inquisitor. Enter the battlefield, 1-1 counter on target creature. Whenever a creature you control with 1 counter on it attack, each opponent lose 1 life and you gain 1 life. Ah, interessante. E Wildguard? Vabbè, Trill of Possibility, la conosciamo tutti. Ok.
Aspetta, summoning, drill disco. Ah, you gain two life. Then you may discard two card if you do drain two card. Ah, la faccia. Ci sono certe comuni che non sono comuni comunque, cioè, Questa è interessante il limited. ma questo è interessante a prescindere, cioè anche in un Boros guadagni 2 punti vita, scarti 2 carte, peschi 3 carte, cioè porca pupazza. Ma che cazzo è? La Frog Wizard. Vabbè. Frog Wizard. Sì, carina. Con flash poi, eh. First day of class, whenever a creature enters the battlefield under your control this turn, 1-1 counter on it, and it gains until end of turn. Learn. Eh beh, mi sembra giusto. E questa è la rara. Instant and sorcery spells you control have lifelink. Ok. Come fa un instant e una sorcery ad avere lifelink? Mazzo spari con quattro di questi. Vabbè. At the beginning of your upkeep, exile an instant or sorcery card at random from your graveyard. You may cast this in È this turn. random, ma che è Hearthstone? If a spell cast this way would be put into your graveyard, exile it instead. Sì, il punto è, instant and sorcery spell you control have lifelink. Ma Se fanno danni, se vuol dire fanno che danni sì. guadagni punti vita. È un po' strana. Vabbè, Bookworm, 3 life, peschi una carta, costo 7, 7, a costo 8. E vabbè, un po' meh. Questa è una bella carta. Peccato che non la posso giocare. Ricerca compulsiva. Ok. Siamo a meno 15. Questo l'avevamo Sprint visto. finale. Sì. When Pillar Drop Rescue enter the battlefield, top target creature card with mana value 3 or less from your graveyard to your hand. Questa è buona, peccato che costa 5. No, in limited è buona. Sì, limited è buona. Questo invece 3-3 a costo 4 trample lifelink è bello, questo mi piace. Ah, ecco. At the beginning of your upkeep, sacrifice a creature. When you sacrifice Demogod to Aether, each opponent discard a card. You draw a card and you gain 2 life. È Doom. Aspetta, sacrifice a creature. Poi non a travolgere. Ma è un 7-6 a costo 4. Fa praticamente la stessa cosa che fa Bisogna. No, Doom. perché Doom va coi permanenti. Sì, tipo. Questo te lo sacrifica solo a te. Sì, però calcola pure che potresti avere tutte quelle creature che quando muoiono perdi un punto vita, guadagni un punto vita. Perché se giocate, tu te spacchi pedine, Eh sì, quello è il. e pedine. Lo scopo sì è quello. Che cazzo è? Ah, 3-4 a costo 4, volare. Quando entra in gioco fa 3 sul token e già mi piace. Ah, Artifatti il con. nome della Gilda, quindi potrebbe essere il capo Gilda. A Galazette Prismari sicuramente è il capo Gilda. E comunque, artifatti di control have, add one mana of any color, spend this mana only to cast an instant or sorcery spell. Quindi 3 sul token c'hanno tappa dai un mana. Fregna. Non devi sacrificare i Non devi tesori. sacrificare i token, i Truisor. Me coglioni. Non è male, eh. Ok. Introduction to Annihilation. Questa non l'avevamo vista. Esila target non permanent. Its controller draw a card. Bella. C'è tutto un ciclo di lezioni. In colori. Maelstrom Muse. Whenever my, the next instance of sorcery spell you cast, disturb cost X class to cast. Where is Maelstrom Muse power as this ability resolve. Bella. Quindi praticamente se tu tipo con questo ci attacchi, poi ci fai Infuriate, poi puoi fare Unleash Fury, Infuriate gratis. Tipo. XLS non toglie comunque mana colorato, solamente il mana in colore. Dici? Sì. Allora, vediamoci Draconic Intervention.
Exile, allora, additional cost, exile instant or sorcery card from your graveyard. Draconic intervention deal 6 damage to each non-dragon creature, where X is the exiled card mana value. Mi piace mana value. If a creature deal damage this way will die this turn, exile it instead. Exile Draconic intervention, a costo 4. Beh, a costo 4 alla fine, se non hai almeno un instant o una sorcery che costa almeno 4, non ha Sì, ho senso. Quindi è senso. difficile. Quindi è Beh, difficile perché devi scartarla prima, devi che hai bisogno di un essere. setup. Sì, è una carta molto combo. Su questo ti do più che ragione. Oh, questa. Acquire commons and the battle tapped. Enter the battle sacrifice. Add one mana of any color. Questa è buona. Questa già esisteva. Non Sì. mi ricordo in che espansione, però già l'abbiamo vista. Poteva essere Teros? Non mi Non ricordo. mi ricordo. Vabbè, qua abbiamo già visto tutto. Prisma Recommand. And now, damage to any target a costo 3. E scegli 2. Target player, draw 2 card, then discard 2 card. Create 3 resource token, destroy target artifact. Non male. Non male. Non Era meglio male. l'altro. Vabbè, oh. Va bene, poi. A costo 3, eh. Voglio dire, costa veramente poco per essere. E ancora non ho trovato da rosa. Cioè, cerca. 4, sono La arrivate, quarta, no? eh. A quarta, sono arrivate, abbiamo finito. A posto. A posto, non la pesco più. Sai che mazzo. Ah, non uscirà più. Non uscirà più. Containment Break. Destroy target artifact or enchantment. If its mana value 2 each, scusa. If its mana value is 2 or less, 1-1 black, green, pass creature token with when this creature die, you gain 1 life. Vedi, queste dicevo io. Cioè, tu praticamente vai avanti a fare queste cacatine, 1-1-1-1, sacrifichi, e lui sta lì che si fa i cazzi suoi, attacca, dice, vabbè, È una se lo... lezione, quindi Sì, ed buono. è una lezione. Ok, questo è da leggere attentamente perché costa 2. Target player mills 3 card, then you return a land card from your graveyard to your hand. Ok, quindi questa è meccanica proprio Golgari. Destroy target non creature, non land permanent with mana value 2 or less. Ok. Target creature gets meno 3, meno 1 until end of turn. Ok. E poi 2 life e 2 life. Non è Beh, ed è proprio male. difficile da usare. Sì, penso che le due più Sono facili. quattro effetti minimi. Sì, però costa 2. Penso che le due più comuni da usare sono le prime due. Cioè, macini 3 e spacchi la creatura con 2. No, dice non creatura. Target non creature. Ah, non creature, non land permanent, mana Quindi deve value essere 2 un or less. incantesimo, un artefatto. Un incantesimo, un artefatto che costa però due o meno, è difficile da trovare. Mids Pensa Mind che non ce Tome. ne sia. Sì, però è difficile da trovare. Sì. Strana. Vabbè, magari noi ancora non l'abbiamo vista. Magari c'è la carta, la creatura che rompe il cazzo. Search your library for a basic forest card. Put the card on the battlefield tap, then shuffle e learn. No, non mi piace. Questo è hey, Witch. Ehi, Twitch. Flying when a Twitch Bello! die learn. Sì, 1-1 a costo 1 volante. Un Flying Man nero che poi quando muore fa prendere un'altra carta dalla side. Esagerato, non è bello. Esagerato, sì. Questo Esagerato, non è bello. è esagerato. Eccola. Bella pure questa. Quindi tu praticamente c'è cioè questo. Questo vedi, potrebbe essere una delle carte che muoiono per far rimanere quel 7-6 di merda. Ci sta. Mi sta cominciando a venire in mente il mazzo. Vabbè. Professore di zoomagia, di zoomanzia. Quando il Zoomanzia. professore di zoomanzia entra in gioco, fai un 1-1 test. Vabbè. E attenzione perché è femmina. È femmina? Eh sì.
sei sicuro? Lo dice nel flavor text, tu non li leggi flavor She's text? brilliant, ok, sì, non li leggo. Ma sei qui anche per questo. Cookbook Archivist, put a cacao from a graveyard on the bottom of its owner library. Questo boh, è inutile. Meh. Perché tu t'agghietti la carta, non dice l'ultima o la prima. Potrebbe essere utile. Magari Cioè, contro il un limited machina. io lo picchierei per ultimo. E il limited sì, il constructed forse E il constructed è poteva ancora peggio perché costa 6. A costo 6 normalmente vinci le partite. avere. Sì, di solito al sesto turno scombi. Niente. Ok. Ma dato, sicuramente era un'altra volta quella rossa e Vai, bianca. ultime 10, botta finale. Vai, vai. Fractal Summoning l'abbiamo già vista. Snowday la conosciamo. Killian. Venerable Warsinger. 3-3 a costo 3. E già è buono. Vigilance e Trample. Trample. Mamma mia. Quando fa danno a un player, poi you may return target created card with mana value X or less from your graveyard. Where X is the amount of damage venerable. Ah. Questa è buona. Rientra in gioco. Interessante. Rientra direttamente Sì, in gioco. visto che il Boros comunque Maneggia il non è stato cimitero. giocato, diciamo, Sì. l'ultima espansione, adesso potrebbe tornare, Oddio, grazie anche a il questa. Boros. Perché purtroppo il Boros Warrior, comunque tutta quanta la combinazione Boros, è diventata un'aia. Giocano anche il verde, quindi ci sta poco da fa. Ok, Practical Research. Pesca 4 carte. Poi scarta 2 carte se non a meno che non scarti un'istantanea e una sorcery. Ah, a costo 5. Un po' troppo, forse. Questa. Solve the equation. Questa è esagerata. Search number for instant sorcery. Reveal it, put into your hand. Tutore. Tutore mistico. Tutore. Tutore mistico, eh. Tutore mistico. Ok. Sì, molto buona. E questa abiliterà delle combo, Sì, eh immagino. beh, sì, già metti 4 per nel sultai, ecco lì che te vai a prendere la carta. Anche, però il problema è che la riveli, quindi sei soggetto al counter che ti dice nomina la carta, via dall'under culo. Quindi è rischiosa. Ok, just target creature, when that creature dies, turn search your library for a creature card with lesser mana value, put into the battlefield tapped, then shuffle. Questa è carina. A costo 2, buono. È arrivato il Time Warp. Ah, io non lo vedo. Se n'è già andato il Time Warp. Guida del campus, come non lo vedi? No, mi è risaltato lo streaming. Ah, ma avvertimi, no? Ti ho avvertito. Aspetta. Ah, ok. Aspetta. Se io... Ok, adesso lo vedo. Perfetto. Ok, dicevamo. Campus Guide. When Campus Guide enter the battlefield, you may search your library for a basic land card. Reveal it, then shuffle and put a costo 2, 2, 1. Che enter te. Questa è buona, secondo me. Speciale anche in Nel limited. limited ci si può fare un pensierino, ma nel constructed no. Beh, Constructed è ramp, eh? Non è ramp perché la metti in cima, non stai rampando. Bisogna sempre vedere. Ho visto gente fare combo allucinanti. Vedo la gente scombare. Attenzione, questa non l'avevamo piccata fino adesso. Detention Vortex. Enchant non land permanent. Enchant permanent can't attack or block and its activated ability can be activated. 3. Destroy Tipo Detention Rogue. Vortex. Only your opponent may activate this ability and only as a sorcery. Vabbè, è un rallent. Fumi Vabbè. necrotici. Esili una creatura che controlli. Esili target creature o planeswalker a costo 3. Questa è buona. Ti danno una bella lezione, sì. È il comando. Allora, a costo 4, scegli 2. Più 3, volare fino alla fine del turno. Riporta in gioco direttamente la creatura a 2.
Target player draws a card and lose one life. Target opponent sacrifice a creature. Questa non è malaccio. Mi Non lo garba. so, sti comandi non vanno capiti. Vanno inseriti, Perché secondo me. ti danno varie opzioni, però non c'è niente di Cioè, vabbè, ma tu perché cerchi. particolarmente Tu forte. perché cerchi l'effetto devastante, amico mio? Defende campus. Ok, Kian, Dean of Substance. Elfo druido leggendario. Esili la prima carta del tuo grimorio. Se hai una terra, mettila in mano. Altrimenti, patta study counter on it. Create a 00 green and blue fractal creature token, put one counter on it for each different mana value among non-land card you own in exile, with study counter on them. Cioè la esilia con i counter mentre stanno in esilio. Sì. Però poi non ci fai un cazzo praticamente. No, non mi sembra Ah. buona. Allora, famo un attimo ragionamento. Se tu fai lo. Allora, se Ora io cambio terzo esilio. turno, al Ok, e io esilio. quarto. Al quarto esilio. Fai conto al quinto, Esilio. ne esili Esilio una un'altra. cosa. Esilio una carta. Aspetta, esilio una carta a costo 3. Giusto? Perfetto. Il turno dopo mi entra. Ne metto una a costo 2. Quindi lui entra. Con 2 5. 2 2-2. for each different mana value, quindi Sì, ogni due. carta ti dà un più uno più uno. Quindi ogni carta con un valore diverso dà più uno più uno. È Vabbè. molto lenta, poi la paghi 5. L'altro. No. L'altro. Exile top X card of your library and put a study counter on each of them. Then you may put a card you own in exile with a study counter on it into your hand. Mi sa che vanno giocati insieme. Sì, Mi sa che ma vanno giocati insieme. hanno bisogno di troppe cose, cioè vanno Sì. calati, poi tappati, poi usato tanto mana. No. Sì, probabilmente qua staranno in qualche mazzo combo, secondo No, è proprio completamente fuori dal constructed. Return target permanent to its owner hand. Return target permanent card from your graveyard to your hand. Non male. A costo Beh, 5. sorcery. A costo 5 Costa riprendi. tanto. Ma è blu verde che ti fa riprendere in mano una cosa dal cimitero, Perché il verde si sì, eh? fa. Ne mancano 3, su. Fino adesso io non ho visto comunque roba devastante. Non ho piccato da rosa soprattutto. Io volevo da rosa. Allora, qua Cos'è la abbiamo. rosa? Da rosa, Victor Stone Rain. Vabbè. Ah, ho capito. Il nostro amico da rosa. Professore di È vero, ancora non è simbiologia. uscito. Quando entra in ah, ecco, questo è carino. Quando entra in gioco fai subito learn. Non male, Niente. non Beh, male. sta per Dan Mastery, niente, devo regalare terra all'avversario io. Sanno che sono uno generoso. Opt, Academic Dispute, Combat Professor. Tag che da Nanga invinci. Vabbè, orribile. Multiple choice, già abbiamo vista. Ed ecco l'ultima. Cultivate. Mage duel. Ah, then fight. Ok. Oh. Cooling ritual. Destroy each non-land permanent with mana value 2 or less. E poi aggiungi mana nero o verde per ogni permanente distrutto in questa maniera. Beh. Or less, vero? Ciaone, ciaone, a costo 4, ciaone a tutte le pedine, a tutto. Tutte le pedine, però. Tutte le pedine, a tutti i a mono rosso, metti in mutande così, eh. Mono rosso sa cosa è più grosso. Al quarto turno il mono rosso ci può avere al massimo Torbrand, Anax, e poi il resto sono Fervent, Robber of the Reach, roba di quel tipo, Rimrock Knight. Non ti temo, Cooling Ritual. E ok, quindi in sostanza Quanto è wild? parecchia, ma adesso andiamo nella zona 8. Andiamo nella zona 8. Allora, appunto, abbiamo
queste sono le cose che abbiamo piccato. Aspetta, qua mi si aprono tutte quante schermate. Ok, allora io adesso Strix 7. Ok, così. Ole. E queste sono le carte di Strix 7 che abbiamo trovato. Io direi di fare le rare e mitiche solo per farsi giusto un'idea di quello che manca e di quello che si può trovare. Interessante. Manca ancora un botto di roba. Tipo c'è questa. Guarda Ma che che strano. cazzo è? Ma che è sta roba? Questa la puoi gastare a costo 5 o a costo 8, per esempio, Allora, o di più, ovviamente. a costo 5 Fa fa 5 danni a un 5 danni bersaglio. Un bersaglio. a un bersaglio, sì. A 8 già diventano 8 danni A a 10 danni. 10 danni a due bersagli. Sì. Cioè, serve veramente troppo mana. Qua la gente si ricomincerà a giocare con coso, con Iron Crag. Eccolo da rosa. Eccolo da rosa. Non l'hai trovato. Non l'ho trovato. Vabbè. Comunque, un Quante 11-10, scusa, aspetta. wildcard? C'è un 11-10 qui. Quando attacco a costo 4, Nuovo, mi non... sa. Un 11-10 a costo 4 che quando attacco blocca sacrifica una creatura. E poi c'è questo. Allora, exchange your hand and graveyard. Cioè praticamente tu la tua mano va nel cimitero e il tuo cimitero va in mano. A costo Ok. 7. Fighi. Ok. E lui poi si gioca al coso. Ah, Biblioplex. Look at the top of your library. If you don't put the card into your hand, you might put into your graveyard. Zero or seven card in the hand. Solo se hai o 7 o 0. Cioè, la Library of Alexandria è un po' così. Comunque, wildcard, 9 rare e 4 mitiche. Ok, Quindi diciamo che è stata una va bella bene, magnana. quindi Per la nostra modica cifra. Io ti ringrazio tanto per essere stato qua con noi. Noi ci rivedremo presto tutto questo online. tempo è stato molto emozionante. Sono contento che tu ti sia emozionato. Io spero che rivedrai il video per come è venuto. Metterò un po' di. Non metterò effetti un cazzo, compatto tutto e lo butto online così com'è. No, Quindi. ma che, monta e taglia tutti i pezzi. Ma che dai! Stile intervista delle Iene, capito? Con mille tagli Ma è che diventato quella lì. taglio! Che mi metto a Taglia, taglia tagliare? Che mi metto tutto. a tagliare? Non si può, non si può. Comunque dai, facciamo i saluti. Per formula finale, quindi sarebbe pagina diversa, quindi stream ended. E appunto si dice, e per oggi è tutto. Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana, dal Defra che saluta Defra. Defra. E da me, signori, alla prossima succhiata. Ok, adesso metto la schermata scura così noi adesso spariamo un altro 3-4 cazzate e poi può pure dirmi qualcosa di offensivo, tanto ormai tagliamo il post produzione. Hai chiuso? Non ancora, sto chiudendo il tool. Vuoi dire qualche cosa? Al Ma leva che cosa? di là di che cosa? Che dice Erza? Che dice? LOL. Che state facendo, zozzoni? Vabbè, la chiudo qui che è meglio.